Professor Volpi, in che senso ritiene che la interpretazione heideggeriana di Platone è unilaterale e in che senso Heidegger attribuisce a Platone la posizione di fondatore della metafisica? Heidegger si confronta con Platone in due momenti precisi, nel corso degli anni venti, dove tenta di leggere il sofista come un dialogo nel quale Platone dà una grande risposta al giovane Aristotele. E in questa prima fase direi che non emerge ancora l'unilateralità della lettura heideggeriana di Platone. Ma ben presto, già nei corsi immediatamente successivi, per esempio nel corso del 1927, che è contemporaneo alla uscita di Essere Tempo, si nota come Heidegger tenti di assegnare a Platone un ruolo capitale per la storia della filosofia occidentale, e cioè il ruolo di fondatore della tradizione metafisica dell'Occidente attraverso la introduzione della dottrina dei due mondi, la dottrina secondo la quale il mondo sensibile è solo un mondo apparente, mentre al di là di esso ci sarebbe un mondo ideale che sarebbe il mondo vero, ma d'altro canto, pur riconoscendo attraverso questa sua tesi la fondamentalità di Platone, schiaccia il pensiero di Platone su quella struttura che per lui è la metafisica, che proprio con Platone avrebbe inizio. Che cosa caratterizza per Heidegger la metafisica, cioè quel pensiero a cui Platone darebbe inizio? Fondamentalmente la struttura della soggettività o di quella che Heidegger chiama con un neologismo la soggettità. Con Platone, cioè, avverrebbe un mutamento essenziale in ragione del quale emerge come figura principe nell'insieme dell'ente nella sua totalità l'esserci umano, l'uomo, l'esistenza umana, come portatrice di un progetto di padroneggiamento conoscitivo e quindi operativo di tutto ciò che è. Platone sarebbe in qualche modo il fondatore di questa metafisica della soggettività che Heidegger poi riconosce e ritrova in tutte le tappe fondamentali del pensiero filosofico fino alla sua conclusione estrema, prima con Nietzsche e poi con la tecnica moderna. Platone in sostanza è il primo metafisico, è il primo pensatore della tecnica moderna, è la preistoria della tecnica, Nietzsche e la tecnica moderna sarebbero l'ultima forma di platonismo, anche se un platonismo rovesciato. Ora, per chiunque abbia familiarità con la ricchezza dei dialoghi platonici, con l'articolazione e la sottigliezza del pensiero platonico, appare evidente che questa tesi è una riduzione, una restrizione grandissima di questa ricchezza, è una interpretazione che costringe Platone sul letto di Procuste di una filosofia della storia, di una interpretazione della metafisica che non riesce probabilmente a rendere ragione di tutta questa ricchezza, anche se certamente ci permette di capire un aspetto decisivo del pensiero di Platone. E da questo punto di vista è interessantissima la interpretazione che Heidegger dà del mito della caverna, ma nello stesso tempo questa interpretazione non può non lasciare insoddisfatti tutti coloro che hanno un approccio diretto con il pensiero platonico. Lei ha già parlato del rapporto profondissimo di Heidegger con Aristotele. Nelle letture aristoteliche di Heidegger degli anni 30-40, il rapporto di Heidegger con Aristotele si configura come un rapporto per un verso di critica e per un verso di assunzione positiva, di ricezione positiva. Aristotele, pur rimanendo all'interno della metafisica e condividendo quindi quelli che per Heidegger sono i tratti negativi e decadenti di essa,
sembra però occupare nella concezione heideggeriana una posizione intermedia tra la metafisica e il pensiero non ancora metafisico proprio dei filosofi presocratici. Può parlarci del particolare significato che agli occhi di Heidegger assumono i concetti aristotelici di physis e di techne? Dopo la sua interpretazione di Platone, che dunque fa del pensiero platonico l'inizio della metafisica e la preistoria della tecnica, Heidegger ritorna successivamente su Aristotele e appunta la sua attenzione proprio su questo binomio concettuale, physis e techne, la natura, come poi traduciamo nelle lingue latine, e la tecnica. Ciò dunque che cresce spontaneamente e spontaneamente viene a manifestarsi, e ciò invece che è artefatto, prodotto per mano dell'uomo. È una distinzione fondamentale perché secondo Heidegger segna una antitesi che si ritrova e caratterizza tutta la storia del pensiero occidentale. E precisamente, secondo una linea di sviluppo nella quale è sempre più la dimensione dell'artefatto, di ciò che è evocabile dal nulla e riconducibile al nulla per mano dell'uomo, cioè per potere dell'uomo, questa dimensione assume sempre più la dimensione di carattere determinante di tutto ciò che è. Viene considerato come ente soprattutto ciò che è artefatto. La dimensione dell'artefatto, della tecnica, assume sempre più un carattere globale, determinante, planetario. Questa tesi che Heidegger utilizza per interpretare la storia della cultura occidentale come storia di una decadenza viene dunque ripercorsa da Platone fino alla tecnica moderna e in Aristotele, ancora una volta, cioè in un pensatore che sta già all'interno di questa vicenda metafisica, di questo destino metafisico, che è destino della tecnica per Heidegger, riesce, nonostante la sua appartenenza forte alla tradizione metafisica occidentale, a custodire alcuni elementi che hanno un potenziale transmetafisico, transtecnico. Proprio perché in Aristotele, accanto alla tematizzazione della tecne, è altrettanto vivo il senso della physis, è mantenuto desto il sentimento che l'ente non può essere ridotto a ciò che è fatto e prodotto dall'uomo. Ma l'ente è anche, è soprattutto ciò che da sé e spontaneamente viene all'apparenza. Proprio per questo Aristotele rappresenta per Heidegger, all'interno della metafisica, un momento speculativo in grado di indicare delle alternative alla metafisica, dei modelli di pensiero, dei modelli di articolazione concettuale che rimandano a un altro rispetto alla metafisica. Questa è la funzione di Aristotele per Heidegger dopo che egli ha individuato e sviluppato la sua tesi sulla storia della metafisica come preistoria della tecnica. Gadamer ha avuto occasione di dire che credere di comprendere Heidegger senza Aristotele è semplicemente una sciocchezza. Può parlarci della riscoperta di Aristotele e soprattutto della filosofia pratica aristotelica compiuta da Heidegger nel corso degli anni 20, quando insegnava a Friburgo e poi a Marburgo? Il rapporto che Heidegger instaura con Aristotele, riflette fedelmente il suo atteggiamento assunto nei confronti della grecità, il suo atteggiamento di lettura produttiva, attualizzante. E dunque Aristotele diventa per Heidegger una sorta di guido, di modello per analizzare dei problemi. Anzi, un problema fondamentale che Heidegger sente come il proprio, il problema di capire quale sia la struttura propria della vita umana, quale
quale sia lo statuto ontologico dell'esistenza. Nell'affrontare questo problema, Heidegger muove dall'insegnamento di quello che era stato il suo grande maestro a Friburgo, e cioè Husserl, ma si accorge ben presto che l'approccio husserliano al problema dell'esistenza, così come l'approccio tipico della filosofia moderna, si muove lungo una direttiva che per Heidegger è una direttiva unilaterale e che appare in tutta la sua riduzione, nella misura in cui Heidegger ritrova invece nel pensiero di Aristotele una esplicazione e uno sviluppo del problema dell'esistenza umana che è molto più ampio e molto più articolato rispetto a quello invece da lui appreso dalla fenomenologia husserliana. Mi spiego. Per Heidegger, nel pensiero husserliano, così come nel pensiero di gran parte della tradizione filosofica moderna, la vita umana è compresa alla luce di un atteggiamento che è riduttivo, che privilegia soltanto categorie naturalistiche, teoreticistiche, obiettivanti, che insomma fa dell'atteggiamento della teoria l'atteggiamento privilegiato nell'affrontare l'analisi dell'esistenza. Si guarda all'esistenza umana, alla vita umana, come si guarda a un qualsiasi oggetto tra oggetti. Ebbene, Heidegger trova in Aristotele, specialmente nella cosiddetta filosofia pratica di Aristotele, il tentativo di capire la vita umana, comprendendo che essa non è solo teoria, ma è anche praxis, è anche agire, è anche produrre. E dunque comprendendo la vita umana nella complessità di tutti i suoi atteggiamenti fondamentali. Ora, nel tentare di capire questo fenomeno, la vita umana nella sua totalità, è fondamentale per Heidegger smettere l'atteggiamento della descrizione teoretica e comprendere la vita al suo livello originario, che è innanzitutto e per lo più un livello pratico-morale. Questa è l'esigenza fondamentale che Heidegger rivendica come propria nei confronti della tradizione teoreticistica del pensiero contemporaneo, da Cartesio fino ad Husserl, ed è l'esigenza che Heidegger trova pienamente esaudita e soddisfatta in Aristotele e in particolare nella filosofia pratica di Aristotele, che dunque Heidegger in un lavoro solitario cerca di riattualizzare in questa prospettiva, dunque come una fenomenologia radicale degli atteggiamenti fondamentali della teoria, della praxis e della poiesis che connotano l'esistenza dell'uomo, senza dunque ridurre l'esistenza alla sola dimensione della teoria. Potrebbe parlarci più determinatamente dei concetti aristotelici di praxis, poiesis, che Heidegger riscopre e in qualche modo fa propri nelle sue opere? Dunque Heidegger rilegge a questo scopo l'Etica Nicomachea, il testo fondamentale che Heidegger riesce a riattualizzare nei suoi contenuti filosofici. In questo libro noi troviamo una teoria del tutto particolare, nel senso che qui Aristotele mette in atto una analisi della vita umana che non vuole essere una teoria pura, una descrizione pura, pur essendo essa comunque una filosofia, ma vuole essere un discorso filosofico intorno a quelle strutture, soprattutto a quelle dinamiche, a quei movimenti propri della vita umana, la quale descrizione ha una efficacia pratica, ha una ricaduta sull'esistenza. Heidegger riprende questa idea che egli, attraverso interpretazioni dettagliate del testo, cerca di individuare già in Aristotele e la riformula con un vocabolario del tutto particolare, del tutto moderno, che sarà il vocabolario di essere tempo. Si potrebbe mostrare come molti dei concetti
e delle determinazioni che Heidegger sviluppa nella sua analisi dell'esistenza in essere tempo, altro non sono se non una riformulazione in ragione di esigenze moderne di quei concetti e di quel vocabolario che Aristotele aveva sviluppato nell'Etica Nicomachea. I tre termini fondamentali di questo vocabolario sono appunto i termini di teoria, di praxis e di poiesis, che stanno a significare e a indicare altrettanti atteggiamenti, cioè altrettanti movimenti e disposizioni che connotano l'esistenza umana. Quello che Heidegger mira a fare è mostrare come in Aristotele vi sia un coglimento geniale di questa articolazione triplice degli atteggiamenti fondamentali della vita umana, ma nello stesso tempo mostrare, andando al di là di Aristotele, come questi tre atteggiamenti non siano semplicemente raccolti in maniera rapsodica attraverso una descrizione originale, ma risultino, come dire, legati e ancorati ad una unità fondamentale, cioè all'unità che per Heidegger risulta dalla natura stessa dell'esistenza, in quanto essa non è un essere puro, ma è un poter essere. Teoria, praxis e poiesis sono sviluppi, esplicazioni, atteggiamenti possibili sulla base del fatto che l'esistenza è, nella sua radice più profonda, poter essere, cioè temporalità, e che in questo suo poter essere e in questa sua temporalità essa ha la capacità di progettarsi e in questo progettarsi di ripiegarsi su se stessa e, come dire, accendere una lume, un lume che la orienti nella progettazione stessa del suo poter essere, cioè nella articolazione e della propria esistenza, delle proprie possibilità esistenziali e nella conduzione sensata di queste possibilità verso la riuscita della vita stessa, verso quella che Heidegger chiama la progettazione autentica dell'esistenza. Professor Volpi, Heidegger conferisce particolare significato a quei pensatori arcaici, soprattutto Parmenide e Eraclito, che una lunga tradizione esegetica ha considerato semplici precursori di Platone e Aristotele. Inoltre, Heidegger sconfessa in modo clamoroso l'interpretazione tradizionale, che risale agli stessi interpreti greci dei due pensatori, secondo la quale Parmenide e Eraclito rappresentano due posizioni teoriche assolutamente opposte. Perché Heidegger sente l'esigenza di rivolgersi ai pensatori presocratici e perché scorge tra le loro dottrine una sostanziale continuità? Proprio attraverso la lettura di Aristotele, che mira a ritrovare nel pensiero aristotelico delle sollecitazioni transmetafisiche, cioè delle indicazioni che permettano di riscoprire delle alternative rispetto alla tradizione di pensiero in cui lo stesso Aristotele si colloca, Heidegger matura l'esigenza di analizzare quelle fasi del pensiero filosofico, come i presocratici, che stanno prima dell'inizio della tradizione metafisica, che, come dicevamo, Heidegger fa cominciare con Platone. Si spiega dunque in questo modo il suo forte interesse speculativo per la riflessione dei presocratici, nei quali egli vede ancora dispiegarsi una forma di pensiero che è fedele alla physis, all'essere inteso come ciò che si manifesta da sé spontaneamente, che viene alla presenza e che in questo suo venire alla presenza viene lasciato essere da un pensiero che è ancora aurorale e che non ha ancora imboccato la traiettoria della metafisica, la traiettoria della soggettività. Non è ancora stato catturato da quel pensiero occidentale che mette in atto nei suoi confronti un progetto di padroneggiamento e di dominio. Entrando poi nel merito dei risultati a cui Heidegger perviene, direi che quello più
interessante e anche più problematico è l'accostamento che Heidegger fa tra Parmenide ed Eraclito, due pensatori che nella tradizione filosofica, anche antica, venivano considerati come antitetici. Parmenide e i suoi seguaci come coloro che sostenevano l'immobilità del tutto, oi stasiotai. Eraclito e i suoi seguaci come coloro invece che sostenevano il fluire di tutte le cose, il pantarei, il tutto scorre. Ora, per Heidegger questa interpretazione rimane alla superficie del pensiero di Parmenide e di Eraclito, perché in realtà, proprio perché entrambi, in quanto pensatori aurorali, lasciano essere la physis nel suo manifestarsi, e nel suo venire alla presenza, essi pensano in fondo la stessa cosa, cioè appunto il venire alla presenza della physis, dove però Parmenide accentra la sua attenzione sulla stabilità di questa presenza, mentre Eraclito accentrerebbe la propria attenzione sull'articolarsi e il movimento di questo venire alla presenza. Dunque, entrambi penserebbero lo stesso, la stessa cosa, la physis, l'essere nel suo venire alla presenza, ma sottolineando di volta in volta due aspetti diversi. L'uno, Parmenide, sottolinea l'immobilità, la stabilità, l'unità di questa presenza. Parmenide sottolinea invece la dinamicità, l'esplicarsi e il dispiegarsi di questa presenza in una molteplicità di contrari, la cui vita è contrassegnata da un polemos perenne. In questo senso, dunque, Heidegger ribalta e sconvolge l'interpretazione tradizionale dei presocratici. Più tardi, quasi verso la fine del suo pensiero, alla fine degli anni 60, Heidegger offre una precisazione e quasi una ritrattazione della sua interpretazione dei presocratici come pensiero aurorale. Suggerisce l'idea che probabilmente nemmeno nel pensiero presocratico vi è un'autentica riflessione sulla physis, che lasci essere la physis quello che è, senza tentare di catturarla in una presa soggettivistica. Ma Heidegger sottolinea però che anche se questo fosse vero, rimane inalterata l'esigenza che egli porta a maturazione attraverso la lettura dei presocratici, cioè l'esigenza di un pensare qualcosa d'altro rispetto al destino metafisico e tecnico dell'Occidente. Dunque il pensiero dei presocratici, la sua interpretazione dei presocratici, sia essa fedele o non fedele alla realtà storica del pensiero presocratico, funge da trampolino di lancio verso un pensiero che tenta di lasciare essere e portare al ricordo e quindi rammemorare l'alternativa rispetto al destino dell'Occidente. Potremmo dunque dire, insomma, che nei presocratici, in questa loro funzione transmetafisica, si può scorgere la pars construens di un pensiero come quello di Heidegger, che per molti versi sembra consumarsi interamente in un'opera di demolizione radicale dell'edificio della tradizione spirituale dell'Occidente e che, da questo punto di vista, sembra che non riesca a prospettare alcuna alternativa. Come spesso accade, anche nel caso di Heidegger, ciò che riesce meglio nel suo progetto speculativo è la pars destruens, la sua distruzione della tradizione metafisica e la sua critica al pensiero metafisico, nel senso che nel suo confronto con i momenti fondativi di questa tradizione, Heidegger riesce ad esprimere il meglio di sé, ad esercitare un livello di radicalità del pensare che ha fatto scuola nel mondo contemporaneo e che è anzi stato ripreso da parecchi altri
pensatori venuti dopo di lui. Per quanto riguarda invece ciò che Heidegger propone in positivo dopo questa sua critica della tradizione metafisica, la sua risposta rimane nella inevitabile vaghezza che ha ogni pensiero che tenta un nuovo cammino. Heidegger cerca di evocare attraverso appunto il riferimento ai presocratici e alla loro funzione transmetafisica da un lato, attraverso l'evocazione del potenziale ultrametafisico che dalla parte opposta rispetto a questa tradizione viene proposto da Hölderlin, cerca di evocare attraverso la sollecitazione di queste due figure paradigmatiche, i presocratici e Hölderlin, una alternativa al pensiero metafisico che egli definisce come la prospettiva di un nuovo inizio della storia del mondo, un nuovo evo della storia del mondo. Ma la sua indicazione si limita ad affermare l'esigenza di fare presente all'uomo contemporaneo questa possibile alternativa senza riuscire a prefigurare in maniera più concreta i termini, i tempi e le modalità in cui questo evento potrà avvenire, potrà farsi avanti, apparire nell'orizzonte dell'uomo contemporaneo. Su questo Heidegger è molto cauto, molto prudente e non si propone certamente come un venditore di ricette filosofiche. In che senso per Heidegger v'è una stretta connessione tra l'inizio del pensiero occidentale, tra i greci, e l'attuale epoca, l'epoca della tecnica? Heidegger fornisce una diagnosi del mondo contemporaneo che si concentra su un punto fondamentale. Per Heidegger, tutto ciò che avviene sul pianeta, nell'epoca del mondo contemporaneo, è determinato da quella che lui chiama l'essenza della tecnica, quell'atteggiamento che esplica a livello planetario la volontà di dominio conoscitivo ed operativo su tutto l'ente. Ora, per Heidegger, le condizioni perché questo si sia potuto affermare sono poste proprio nel mondo greco, con la filosofia e con l'episteme greche. Su questo punto Heidegger propone una tesi per spiegare il collegamento tra mondo greco e esito tecnico dell'Occidente, che ribalta quella che era stata la tesi di Husserl, del proprio maestro. Per Husserl, come ci viene spiegato nella celebre opera sulla crisi delle scienze europee e la filosofia e la fenomenologia trascendentale, il destino scientifico e tecnico dell'Occidente, con tutte le unilateralità a cui esso ha portato, e con la perdita di significato per il mondo della vita da parte delle scienze, è una conseguenza del fatto che la scienza e la filosofia moderna ha smarrito l'ideale greco dell'episteme, l'ideale di una scienza universale di tutto l'essere in grado di orientare l'agire e il conoscere dell'uomo in maniera vincolante. Il destino scientifico e tecnico, oggettivistico, l'esito unilaterale della civiltà occidentale è segnato da una dimenticanza fondamentale dell'Occidente, cioè la dimenticanza del logos e dell'episteme dei greci. Per Heidegger, al contrario, questo destino non è la conseguenza di una dimenticanza delle origini greche, ma è proprio l'inveramento essenziale di ciò che con i greci viene per la prima volta posto e pensato, cioè l'esigenza che l'uomo si elevi come figura principesca a dominare nel conoscere e nell'agire tutto ciò che è. Per capire il mondo contemporaneo, Heidegger sviluppa una diagnosi di questo mondo
che vede in esso l'esplicarsi dell'essenza della tecnica, diventata ormai per Heidegger un fenomeno planetario che determina tutto ciò che accade sul pianeta. Ma affinché la diagnosi possa tradursi anche in un riconoscimento delle cause che hanno prodotto allo stato del mondo contemporaneo, è necessario per Heidegger che essa venga integrata attraverso una anamnesi, attraverso un riconoscimento dei motivi e delle cause che hanno portato a questa situazione descritta, diagnosticata in termini di tecnica planetaria. Ebbene, per Heidegger la tecnica planetaria è l'inveramento e la realizzazione essenziali di quelle condizioni che vengono poste dai greci e più precisamente da Platone con la sua decisione per la metafisica, che segna dunque la preistoria della tecnica moderna. Con questa sua tesi, cioè con la convinzione che il mondo della tecnica altro non sia che la realizzazione più propria del progetto metafisico che con i greci inizia e che si caratterizza per il progetto di padroneggiamento conoscitivo ed operativo di tutto ciò che è, Heidegger si pone agli antipodi di quella che era stata la diagnosi del proprio maestro Husserl. Per Husserl, a differenza di quanto Heidegger sostiene, le conseguenze della scienza e della tecnica moderne non sono l'inveramento essenziale del logos e dell'episteme greci, ma sono piuttosto la dimenticanza e lo smarrimento dell'ideale dal logos e dall'episteme greci rappresentati. Dunque, vi è da parte di Heidegger una rivoluzione nella concezione del legame tra mondo moderno e pensiero greco. Un legame che riesce a mostrare a tenere insieme il pensiero metafisico nella sua unità più profonda e a mostrare come in esso si dipani una vicenda, un destino unitario e coerente. Da questo punto di vista, tuttavia, rimane anche un destino particolarmente opprimente, un destino che non sembra ammettere o lasciare alternative se non una volta che siano state consumate e portate fino in fondo tutte le conseguenze, anche le più dolorose, di questa decisione metafisica che Platone prende e che la tecnica moderna porta al suo compimento definitivo. In questo senso, Heidegger è anche un pensatore che intende accelerare il nichilismo della tecnica, intende aiutare a cadere ciò che sta cadendo, intende portare alla loro esplicazione totale, estrema, tutte le possibilità, tutte le condizioni che in questo destino sono state poste, hanno fruttificato e hanno portato alle conseguenze del mondo contemporaneo. Da questo punto di vista, dunque, Heidegger riesce, unico credo, o tra i pochissimi pensatori contemporanei, a ripensare in un quadro unitario l'insieme della filosofia occidentale, dalle sue origini, la grecità, fino al suo compimento essenziale, che appunto per Heidegger è l'essenza, il destino della tecnica moderna. L'opera filosofica di Heidegger presenta a prima vista una certa paradossalità. Per un verso Heidegger richiama all'attenzione del pensiero filosofico temi e problemi, per così dire, estremamente rarefatti, astratti, quali la questione dell'essere, il problema della metafisica. Per altro verso, invece, nel nostro secolo forse nessuno ha svolto una critica dell'epoca moderna più radicale di quella di Heidegger. Da questo punto di vista, il tempo storico
entra prepotentemente nell'orizzonte della filosofia di Heidegger. Può cercare di sciogliere questo paradosso? In che senso la questione dell'essere e la questione della tecnica, e dunque in una terminologia non heideggeriana, teoria e storia si intrecciano l'una con l'altra nel pensiero di Heidegger? Effettivamente il pensiero di Heidegger può apparire, per la sua concentrazione su una questione squisitamente filosofica come la questione dell'essere, un pensiero estremamente astratto e lontano dai problemi più concreti e più immediati del mondo della vita. In realtà, dietro questa attenzione quasi esclusiva per il problema dell'essere, Heidegger manifesta una attenzione sensibilissima e capillare per quelli che sono gli sconvolgimenti di fondo, di radice del mondo contemporaneo. Heidegger è tra i pensatori contemporanei, forse colui che più sensibilmente di altri è riuscito a captare dei mutamenti, dei rivolgimenti che in questo mondo si stavano producendo e che con più disincanto e lucidità di molti altri pensatori, è riuscito a pensare all'altezza di questi movimenti di fondo. Pensiamo per esempio a fenomeni come la svalutazione dei valori, la perdita del centro, le crisi di identità, tutte quelle espressioni di una crisi profonda che lacera il mondo contemporaneo e che ha trovato in Heidegger un lettore e un interprete molto acuto e molto attento. Da questo punto di vista si può dire dunque che in Heidegger ci sia, accanto all'attenzione per il problema dell'essere, una attenzione altrettanto forte e sensibile per le manifestazioni patologiche della contemporaneità, rispetto alle quali Heidegger si propone come un pensatore che intende farsi carico di queste patologie come ci si fa carico di problemi da risolvere. Il collegamento che deve essere fatto è il seguente. Per Heidegger, una volta che noi abbiamo riconosciuto queste malattie del mondo contemporaneo, dobbiamo anche essere in grado di ritrovare le cause che le hanno provocate per poter riparare, rimediare o evidentemente sanare ciò che queste cause e questi motivi hanno prodotto. E più radicale sarà la ricerca di queste cause, più in profondità noi andremo nella ricerca di ciò che si è prodotto a livello di superficie storica, tanto più efficace sarà la terapia che noi potremo proporre per risolvere questi problemi. Noi non ovviamo ai problemi della tecnica del nichilismo attraverso la ricerca di palliativi di superficie, andando di causa in causa e impigliandoci sempre più nella dinamica diabolica che il fenomeno della tecnica ha innescato. Diabolica perché con le soluzioni dei problemi ai quali noi ci troviamo di fronte, inneschiamo ulteriori problemi e quindi una catena infinita di rimandi. È proprio per questo che Heidegger va alla ricerca di una causa profonda di questo malessere, di questo destino patologico della contemporaneità e ritrova questa causa profonda attraverso una serie di passaggi che potrebbero essere esplicati, ritrovandola, questa causa profonda, in una sottrazione dell'essere stesso. Vi è una dimensione profonda, questa dimensione che Heidegger indica con un nome, l'essere, la quale non è più presente all'uomo contemporaneo, una dimensione, come dire, nella quale l'uomo contemporaneo avrebbe o maturerebbe una consapevolezza della sua impotenza, della sua finitudine, della sua limitatezza e quindi della precarietà del suo progetto tecnico di padroneggiamento operativo e conoscitivo della realtà,
ma che invece l'uomo contemporaneo ha rimosso per poter dedicare ed esplicare tutte le sue energie proprio a questa opera di impossessamento totale, capillare e pervicace di tutto ciò che è. Dimenticando l'essere, l'uomo si può concentrare sull'ente per dominarlo e padroneggiarlo. È questa probabilmente, dimenticanza dell'essere, la causa più profonda, la causa metafisica delle patologie del mondo contemporaneo. E dunque si capisce allora, anche se qui la mia esposizione è estremamente sommaria e abbreviata, la connessione che Heidegger vede tra un problema così astratto come la questione dell'essere e le questioni più scottanti del mondo contemporaneo. Riguardo al concetto di sottrazione dell'essere, all'origine della concezione heideggeriana della storia della metafisica come processo di decadenza, che dall'iniziale pienezza del pensiero presocratico conduce all'epoca attuale, a quella che Heidegger, con un'espressione di Hölderlin, chiama epoca di povertà, all'origine di questa concezione della storia e quindi anche di quella idea della sottrazione dell'essere, c'è un tema che troviamo sin dagli esordi del pensiero di Heidegger. Mi riferisco all'idea presente nei testi giovanili, secondo la quale la vita umana è posseduta da una tendenza a rovinare, a cadere fuori di sé, a perdersi nel mondo delle cose e a non potersi quindi ritrovare se non in una forma, per così dire, reificata. Può parlarci di questo nucleo teorico che Heidegger elabora negli anni venti e che attraverso continui mutamenti sfocerà nel concetto di storia della metafisica? Per Heidegger la storia della metafisica è una vicenda, un destino che ha anch'esso delle radici profonde e di cui vanno ricercate le cause. Heidegger individua fondamentalmente, o segue fondamentalmente, due cammini per poter arrivare a riconoscere queste cause. Un primo cammino è appunto quello da lui messo in atto nella prima fase del suo pensiero, soprattutto nei corsi tenuti nell'Università di Friburgo nei primi anni venti e poi successivamente tra il 1923 e il 1928 a Marburgo. Nel corso di questo suo cammino speculativo, Heidegger cerca di mostrare come la metafisica e ciò che essa rappresenta non sia un qualcosa di caduto addosso all'uomo occidentale, ma essa sia il frutto di una dinamica che è insita in quel movimento particolarissimo che è la vita stessa dell'uomo. La vita dell'uomo ha in sé un movimento che orienta e indirizza la vita innanzitutto e per lo più verso delle modalità di attuazione che sono per lo più inautentiche. Questo perché la scelta autentica è sempre più difficile e più faticosa di quella inautentica. Quando noi ci prefiggiamo di centrare un bersaglio, il colpire il centro è sempre la cosa più difficile che riesce in un modo e in un modo soltanto, mentre per lo più noi in maniera anche abbastanza facile riusciamo ad avvicinarsi, a centrare il bersaglio, ma il centro appunto è uno e uno soltanto, dal che risulta la facilità di sbagliare e la difficoltà di centrare. Ebbene, per Heidegger la vita umana è un qualcosa di analogo. È un progetto la cui riuscita può avvenire in un modo e in un modo soltanto e che invece può andar male e fallire in molteplici modi. Il fallimento dell'esistenza è sempre più facile, sta sempre lì in agguato, mentre invece la sua riuscita è più difficile. Quindi c'è nella vita questa tendenza a rovinare, cioè a trovare
accadere in attuazioni che non sono all'altezza di una scelta autentica. Ebbene, la metafisica, con ciò che di negativo essa rappresenta agli occhi di Heidegger, cioè il progetto appunto della soggettività umana nella sua pretesa di padroneggiare tutto l'ente, in quanto ente che è lì presente, davanti, disponibile come un materiale da sfruttare, è il rispecchiamento a livello filosofico-teorico di questa tendenza connaturata nella specie umana a fallire piuttosto che a riuscire, proprio perché l'esistenza richiede ognora di essere progettata, essa rappresenta un peso, una difficoltà da gestire e da amministrare, rispetto alla quale appunto noi rischiamo sempre di cadere in errore. E la metafisica è stato per Heidegger un destino, un errore, un erramento facile e inevitabile nel quale la storia umana è caduta. In questo erramento metafisico si rispecchia dunque, su un piano destinale complessivo, quella tendenza che noi possiamo constatare in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte al dover scegliere tra l'autentico e l'inautentico e verifichiamo la facilità con cui cadiamo nell'inautentico e la difficoltà di scegliere invece la forma di vita autentica. Un qualcosa di analogo, una dinamica simile si verifica nella storia del pensiero, nella storia della civiltà occidentale, nella prospettiva appunto di Heidegger. Il nichilismo moderno trova, secondo Heidegger, la sua più compiuta realizzazione nella organizzazione tecnico-scientifica del mondo, propria del mondo contemporaneo. Potrebbe parlarci di una parola difficile traduzione che Heidegger adopera, cioè il Gestell, per caratterizzare il mondo contemporaneo? Questo termine, Gestell, è un termine particolare perché è un termine di uso comune nella lingua tedesca, dalla quale Heidegger lo riprende, caricandolo però di un significato filosofico ed elevandolo a concetto chiave per indicare quella forma planetaria che contrassegna l'epoca contemporanea, e cioè la forma della tecnica. Perché Heidegger sceglie proprio questo termine, Gestell? Questo termine significa nel linguaggio comune un qualcosa di costruito e di artefatto. Significa propriamente una montatura di occhiali, per esempio. Significa però anche un cavalletto, significa anche un telaio, Brillengestell, montatura di occhiali. Fahrradgestell, il telaio di una bicicletta. Gestell, il trespolo di un artigiano. Dunque indica una struttura, un impianto che ha il carattere particolare di essere un qualcosa di costruito dall'uomo, un artefatto che tiene assieme, funge da struttura portante di un qualcosa. È un termine allora che per Heidegger può adattarsi a indicare ciò che la tecnica rappresenta rispetto alla natura. La tecnica rappresenta rispetto alla natura ciò che è artefatto, costruito, prodotto, mentre la natura è ciò che cresce spontaneamente, ha in se stesso il principio della propria genesi e del proprio movimento, il principio della propria nascita e del proprio perire, mentre l'artefatto è un qualcosa di morto, di freddo. Ebbene, Heidegger dunque si serve di questo concetto per indicare quell'atteggiamento che nel mondo contemporaneo è diventato predominante e ha soffocato la spontaneità e la naturalità della crescita delle cose che sono per natura. Per illustrare questo concetto, poi Heidegger
ricorre ad Aristotele e alla fisica di Aristotele, a un celeberrimo passo in cui Aristotele appunto dice che mentre da un albero nasce un albero, da un letto non nasce un letto. Entrambi sono legno, ma uno è legno vivente, legno che ha in sé il principio della propria nascita, della propria crescita e della propria morte, cioè il proprio ciclo vitale, naturale. L'altro invece è un legno morto, è un impianto, una struttura. Gestell è dunque il termine che sta a significare questo secondo elemento. Ma c'è di più, perché la parola si compone in tedesco di una radice, Stell, che significa il porre è anche una modalità tipica del mondo della tecnica. Noi poniamo un qualcosa, lo costruiamo e non lo lasciamo essere secondo la sua modalità naturale. In tedesco poi vi sono alcuni verbi composti con questa radice: herstellen, vorstellen, bestellen, che significano rispettivamente produrre, rappresentare, ordinare, che sono tutte modalità che concorrono a formare il mondo della tecnica, la produzione, l'ordinazione, la rappresentazione, sono tutte disposizioni proprie del mondo della tecnica. E dunque la parola Gestell, che è, lo voglio ricordare, un nome collettivo, il suffisso ge è in tedesco un suffisso che serve a formare le parole collettive. La parola dunque Gestell è un termine collettivo che serve a raccogliere, a indicare, oltre all'impianto, l'insieme delle modalità del porre che costituiscono e rappresentano gli atteggiamenti fondamentali dell'uomo dominato dalla tecnica. Per queste due ragioni, dunque, Gestell viene scelto da Heidegger come termine chiave, come parola e concetto fondamentale per esprimere l'essenza della tecnica. Perché, soprattutto nella sua opera tarda, Heidegger assume una posizione fortemente critica nei confronti della scienza? Che senso dobbiamo attribuire alla sua nota espressione secondo la quale la scienza non pensa? Quando Heidegger dice che la scienza non pensa, non fa una critica alla scienza, ma intende soltanto indicare qual è l'ambito proprio della scienza. Quindi indicare e riconoscere quei confini che la scienza stessa si impone. La scienza non pensa, nel senso che essa indaga intorno a un qualcosa che essa assume come oggetto senza metterlo in questione come tale. La fisica, per esempio, analizza quell'oggetto che essa assume come dato e che è l'insieme dei fenomeni fisici, l'insieme dei movimenti naturali. Ma la tecnica non pensa mai a che cosa è la natura, la physis come tale. Dunque dire che la fisica non pensa la physis significa semplicemente riconoscere ciò che la fisica di fatto pratica e fa. Lo studio dei movimenti della natura e dire che c'è un qualcosa che eccede questo studio e che è precisamente quel qualcosa da cui tutto questo studio dipende, cioè la definizione della fisica stessa. Che cos'è la fisica? Non ce lo dice la fisica. Che cos'è la matematica? Non ce lo dice la matematica. Ma ogni volta la fisica e la matematica presuppongono questo loro ambito d'oggetto e d'indagine proprio per poter lavorare con esso. Ebbene, per Heidegger il compito del pensiero è appunto quello di andare al di là di una disciplina particolare e interrogarsi intorno a tutto ciò che nelle discipline particolari viene presupposto come ovvio e dato come scontato. Questo è per Heidegger il compito più proprio del pensiero. Questa posizione di Heidegger nei confronti della scienza, che rapporto ha con la
altre posizioni della filosofia, che sono state caratteristiche della filosofia, pensiamo a Hegel o anche a Husserl, per le quali la filosofia ha un compito fondativo rispetto alle scienze. La filosofia, in un certo modo, è l'autoconsapevolezza della totalità entro cui si iscrivono le scienze. Per certi versi, il rapporto di Heidegger con le scienze, da come lei l'ha ricostruito, è simile a quello di cui ho parlato. Per altri versi, no. Credo che a prima vista l'atteggiamento di Heidegger, soprattutto per l'effetto paradossale che la sua affermazione produce quando egli ci dice che la scienza non pensa, induca a credere che il suo atteggiamento nei confronti della scienza sia un atteggiamento escludente, cioè che cassi la scienza dall'ambito della riflessione filosofica per poter partire verso una direzione nella quale la scienza non ha più nulla da dire. Questo per un certo verso è anche vero, nel senso che ciò che ad Heidegger interessa non è fare una epistemologia, una teoria filosofica che rifletta su ciò che fa la scienza. Ma non è vero, nel senso che per Heidegger questo suo relegare la scienza entro i propri confini non significa ignorare ciò che la scienza e soprattutto la sua realizzazione nella tecnica ha rappresentato. Dunque, dietro un'apparente espunzione della scienza dall'ambito delle questioni filosoficamente rilevanti, nel senso che la filosofia comincia là dove cessa il sapere scientifico, è in realtà un'operazione che Heidegger compie per poter poi ritirare in ballo la scienza e la tecnica in maniera molto più generale, tentacolare e onnipervasiva di quella che può essere invece messa in atto da una epistemologia che è sempre un pensiero ancillare al servizio di una pratica scientifica determinata. Dunque Heidegger in realtà nel provocare la scienza con questa sua affermazione richiama in ballo la scienza e la tecnica come un destino epocale. Proprio perché la scienza non pensa, è un qualcosa che in quanto determina il nostro modo di vivere e di comportarci nel mondo contemporaneo, va ripensato. E dunque è un richiamo a riflettere più profondamente su ciò che scienza e tecnica sono e rappresentano per l'uomo contemporaneo. Che rapporto intercorre tra la critica della modernità di Heidegger e le altre espressioni di quella che in Germania fu denominata la Kulturkritik, la critica della civiltà? C'è continuità tra le posizioni di Heidegger con quelle anch'esse estreme di Spengler, di Scheler e dell'ultimo Husserl? Va detto anzitutto che certamente Heidegger riflette e pensa e viene profondamente influenzato dal clima che è ingenerato dalla Kulturkritik tedesca dei primi decenni del Novecento e che è una riflessione che si sviluppa a ridosso della crisi più generale della Repubblica di Weimar e che culminerà con la grande crisi del 1929. Non è per caso che gran parte dell'intelligenza critica di quel tempo cominci a riflettere sul mondo contemporaneo e sulla crisi che caratterizza questo mondo. Quindi c'è una connessione in tutti questi pensatori o perlomeno nelle motivazioni che hanno portato questi pensatori a concentrarsi su una diagnosi del presente. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale si ingenera una crisi che è avvertita un po' ovunque, si ingenera un sentimento che la Belle Époque sia veramente terminata e che qualcosa di nuovo sia sopraggiunto, un equilibrio sia rotto e si tratti di trovare nuove misurazioni, nuovi orientamenti. Vi è dunque il senso diffuso di un tramonto della civiltà occidentale che soprattutto Spengler nella sua opera Il tramonto dell'Occidente porterà a un'espressione molto radicale e di grande successo. Rispetto tuttavia a Spengler,
E a tutti coloro che si accompagnano in piccolo e in grande a questa critica della civiltà, Heidegger si differenzia nella radicalità dell'impostazione che lui dà al problema. Per Heidegger non si tratta di fermarsi alle manifestazioni di superficie della crisi, né di arrestarsi a una ricerca a corto respiro delle cause che l'hanno ingenerata. Ma si tratta di andare alla ricerca attraverso un'anamnesi profonda, radicale, che risalga fino alle origini della civiltà occidentale, fino a trovare le vere motivazioni, le motivazioni più profonde che hanno portato a questa critica. E dunque c'è un rapporto di superficie con tutti costoro, ma c'è uno scarto radicale nella radicalità dell'approccio che Heidegger rivendica come proprio. Professor Volpi, la critica della modernità di Heidegger, per certi suoi aspetti essenziali, evoca quella che in un noto libro i padri della cosiddetta scuola di Francoforte, Adorno e Horkheimer, chiamarono la dialettica dell'illuminismo. Che cosa unisce e che cosa invece separa la teoria critica dei francofortesi dal pensiero heideggeriano? Le due scuole, quella heideggeriana e quella francofortese, stanno naturalmente agli antipodi. Sono due aree culturali che per ragioni filosofiche e politiche si sono sempre combattute su due fronti opposti, estremamente opposti. Anzi, tra Heidegger e Adorno, o meglio tra Adorno e Heidegger, ci furono parecchie occasioni di polemica. E Adorno scrisse un pamphlet per combattere il linguaggio, il pensiero e la terminologia usata da Heidegger. Quindi, in apparenza, le due posizioni sono radicalmente contrastanti. La posizione dei francofortesi, allineata su un'interpretazione marxista del mondo contemporaneo e quindi di una critica di questo tipo. La posizione heideggeriana invece è associata piuttosto a una dimensione di pensiero conservatrice. Tuttavia, a un'analisi più attenta delle articolazioni interne di queste due posizioni, è possibile rintracciare delle assonanze e anzi dei paralleli molto forti che in qualche critico sono stati messi in luce come dei paralleli sotterranei che finiscono per allineare le due posizioni su una quasi comune interpretazione della dinamica della civiltà occidentale. Da che cosa dipende per Heidegger questa dinamica? Abbiamo già detto che in lui gli esiti del mondo contemporaneo dipendono da un certo modo di interpretare il logos e l'episteme greche che si è verificato e realizzato nel corso della tradizione occidentale e che ha portato fino al mondo alienato della contemporaneità. Ebbene, che cosa fanno Adorno ed Heidegger in dialettica dell'illuminismo? Interpretano da un punto di vista marxista, esattamente lo stesso fenomeno che Heidegger ha interpretato in questo modo, e cioè l'alienazione che caratterizza la civiltà contemporanea. Non solo, ma che cosa fanno più propriamente Adorno e Horkheimer rispetto alla tradizione marxista alla quale dichiarano di richiamarsi? Operano un allargamento, uno sfondamento che finisce per portarli alle stesse tesi che Heidegger ha sostenuto, anche se da un punto di vista naturalmente diverso. Dicono che l'alienazione del mondo contemporaneo ha radici più lontane, che sono riconducibili a quel progetto che loro vedono simboleggiato nella figura di Odisseo, di Ulisse, l'astuzia della ragione, dell'astuto Odisseo, che si eleva a dominare tutte le avversità della natura si eleva come soggetto padrone di tutto ciò che è e di tutte le avversità del destino. È con questa razionalità strumentale, padrona e dominatrice di tutto, delle cose e della psiche, che nasce quel progetto che porta fino alla perversione dell'illuminismo nel suo contrario.
L'illuminismo che è un progetto di emancipazione, di utilizzazione in funzione emancipatrice della razionalità, sbocca in un rovesciamento dell'emancipazione nell'alienazione. Ma questo progetto non è, come dicevo, ricondotto a una causa marxisticamente identificata nelle condizioni capitalistiche di produzione, ma è ricondotto al progetto stesso di dominio razionale della realtà, cioè all'inizio della civiltà occidentale con i greci, a quel progetto che Heidegger stesso considera come il primo innescamento del destino metafisico dell'Occidente. Su questo punto, dunque, nonostante le divergenze e le diversità effettivamente sussistenti tra le due posizioni, si può parlare di una convergenza nella diagnosi della filosofia della storia dell'Occidente. La prima ricezione dell'opera di Heidegger fu una ricezione esistenzialista. Le note analisi di Heidegger di essere tempo circa l'inautenticità, la chiacchiera, l'interpretazione pubblica, la dispersione del soggetto nel mondo della chiacchiera quotidiana, avevano dato adito a interpretazioni di tipo esistenzialistico. Perché Heidegger nel 1946, rompendo un lungo silenzio con la famosa lettera sull'umanismo, sconfessa clamorosamente queste interpretazioni esistenzialiste e rivendica il carattere antiumanistico del proprio pensiero? Heidegger precisa la sua posizione che non era mai stata esistenzialistica in relazione a numerosi fraintendimenti in cui essa era stata ridotta o costretta o semplicemente recepita. Questo perché fin dagli inizi Heidegger imposta il problema dell'esistenza umana non in termini di un attaccamento irrazionalistico alle dinamiche più proprie dell'esistenza stessa, ma imposta il problema in una prospettiva fortemente ontologica, come del resto la citazione da Platone che sta in esergo essere tempo sta a dimostrare. Qui si parla del problema dell'essere ed è il problema dell'essere ciò che interessa primariamente Heidegger. È per arrivare al problema dell'essere che Heidegger pone la questione di quale sia quell'ente privilegiato in grado di porsi quel problema. E poiché questo ente privilegiato è l'uomo, è l'esistenza umana, è l'esserci, è necessario per arrivare a quel problema produrre una analisi di questo ente particolare e individuare le ragioni per le quali esso si distingue proprio per la sua capacità di porre il problema dell'essere. Se ora noi riducessimo questo sforzo che Heidegger produce di arrivare al problema dell'essere attraverso un'analisi dell'esistenza al semplice risultato di averci fornito delle categorie per lumeggiare l'esistenza umana, dimenticheremmo probabilmente quello che è l'arrivo finale a cui Heidegger intende arrivare. E dunque ci occluderemo lo sguardo su una parte considerevole del suo pensiero, presente certo fin dagli inizi, anche se sfocata, perché agli inizi si tratta di trovare l'accesso a quel problema, ma poi seguita come un filo conduttore unitario dagli inizi alla fine del suo cammino speculativo. Una seconda ragione per la quale l'interpretazione esistenzialistica di Heidegger è riduttiva è il fatto che essa non vede come la lettura delle categorie dell'esistenza non viene fatta servendosi tanto di pensatori esistenzialistici, per esempio delle analisi che dell'esistenza fa Kierkegaard, ma viene fatta utilizzando in chiave ontologica determinazioni che risalgono al pensiero greco, in particolare ad Aristotele. Ciò che ad Heidegger interessa è dunque mettere in luce qual è il modo d'essere proprio dell'esistenza umana? E con questo naturalmente finisce per fornire degli strumenti preziosissimi per l'analisi dell'esistenza, ma non è questo il fine ultimo al quale Heidegger pensa di dover arrivare.